Ci sono borghi che provano a resistere e a tornare ai tempi ormai andati. Uno di questi è senza dubbio Roseto Valfortore, un suggestivo e incantevole posto nel quale è possibile vivere un percorso di emozioni che dallo straordinario paesaggio porta tra i vicoli del centro storico. Ed è proprio lì che ha preso vita la Festa del Grano, un borgo che in questi giorni è preso d'assalto da turisti stranieri. L'80% delle presenze arriva dal Canada, dall'Olanda, dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. A questi si aggiungono i tanti emigranti. Tutti insieme per vivere la semplicità del borgo e quei sapori che sono sempre più difficili da trovare. A Roseto Valfortore si è deciso di riaprire anche un antico forno a paglia, un progetto di comunità che porta la firma della Brelupo di Paolo Brescia, che gestirà anche l'antica casa del Mugnaio. Sì, il sindaco Lucilla Parisi, che è stata sempre una nostra grande sostenitrice della nostra associazione, abbiamo svolto tanti eventi qui su Roseto per la rivalorizzazione del territorio e anche dei prodotti. Poi si è colto l'occasione che nel restauro di questo forno antico, che è risalente agli inizi del Novecento e si parla anche fine del 1800, si è pensato di creare proprio una nuova linea di produzione, rispolverare tutto ciò che erano poi le antiche tradizioni sia del pane di Roseto, che era abbastanza famoso, e anche delle varie qualità di pizza che stiamo insieme al proprio sindaco cercando di scoprire delle vecchie antiche ricette. Questa sarebbe in pratica la locanda del Mugnaio, che era la sua antica abitazione che gestiva i mulini ad acqua, che è anche un'altra opera antica, parliamo di secoli di storia di questo paese, dove questa locanda è stata trasformata in un bellissimo B&B. Lavoro e opportunità di una vita migliore che ha colto al volo un giovane ucraino fuggito dalla guerra, dalle bombe e dall'odore acre della morte. Tutto è partito 6 anni fa con il progetto Euroest, dove ho iniziato a scoprire il mondo della pizzeria, mi è piaciuto tanto e sto continuando di formarmi sempre, non mi fermo mai. Soddisfazione ed emozione per la sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi. Sì, sicuramente questo del forno a paglia per noi è una grandissima cosa, perché lo avevamo recuperato anni fa con la speranza che qualcuno lo prendesse in gestione, perché c'è proprio la tradizione, il forno di comunità, il fatto di prendere, di impastare il pane nelle proprie abitazioni e di portarlo al forno, era la voglia di ritornare indietro nel passato, innovando ovviamente. Nel borgo anche qualche illustre presenza istituzionale, il caso della senatrice Gisella Naturale. Ho apprezzato molto questa bellissima cittadina, bellissimo anche come rispondono i cittadini, perché diciamolo, una città per essere vivibile, per raggiungere certi standard, ha bisogno di cittadini che ci tengono anche nell'eleggere il sindaco giusto.